Siamo a Mazara del Vallo dove si sta svolgendo un convegno sulla donazione degli organi insieme per la vita, un memorial su Giusy Stassi. Accanto a me il sindaco di Mazara del Vallo, Nicola Cristaldi. Allora, donazione degli organi, la sensibilizzazione riguardo questa materia, come viene divulgata, la gente come la vede? Beh, io credo che ci siano ancora parecchie riserve e quindi penso sia un bel simbolo quello di Giusy Stassi e della decisione della sua famiglia di procedere alla donazione degli organi della povera Giusy. Ed è un'azione straordinaria se si tiene conto che una parte del corpo che se ne va in un certo senso impone all'altra parte del corpo di continuare a vivere. Dare la vita ad un'altra persona, dare la possibilità di vivere serenamente a un'altra persona utilizzando una parte del corpo che è deceduto è un segnale per certi versi straordinario ma anche un po' inquietante, ma questa inquietudine va superata con un'opera di sensibilizzazione alla quale devono partecipare tutti i cittadini ma anche e soprattutto le istituzioni. Il comune di Mazara del Vallo in un certo senso si fa promotore anche con queste iniziative per un'opera di sensibilizzazione nei confronti delle persone perché si possano utilizzare gli organi che possono continuare a far vivere altre persone. È un bel segnale quello di oggi perché Giusy Stassi diventa un simbolo, non soltanto noi ricordiamo questa ragazza ma ricordiamo anche le tante persone che sono decedute e che attraverso la decisione della famiglia ha consentito ad altri di continuare a vivere. Un bel segnale che spero possa essere recepito bene dall'opinione pubblica. Un segnale che sicuramente va messo anche nelle scuole, oggi vedo molti ragazzi. Beh sì, intanto Giusy era una ragazza e quindi evidentemente aveva amici, ma ha lasciato anche un bel ricordo e ci sono anche tanti ragazzi che non l'hanno conosciuta e che sono qui. Vuol dire che il segnale è molto positivo perché sta incidendo non soltanto nei confronti delle persone che hanno vissuto la quotidianità con lei, ma in un certo senso è riuscita questa Giusy Stassi a creare una condizione perché anche coloro che non l'hanno fisicamente conosciuta la interpretano nel loro modo di vivere. La donazione degli organi come si è sviluppata negli ultimi anni? E in Sicilia negli ultimi 5 anni abbiamo avuto un notevole incremento del numero di donazioni di organi che noi misuriamo in donatori per ogni 1 milione di abitanti della regione. Siamo partiti da un valore di 6,7 donatori per 1 milione di abitanti. Oggi siamo a 12 donatori, più di 12 donatori per 1 milione di abitanti, quindi c'è stato un incremento importante. Per 1 milione significa noi siamo un decimo della popolazione italiana, quindi significa un cospicuo incremento. Il problema è che siamo ancora lontani dalla media nazionale, questo non è dovuto alla non generosità del popolo siciliano, è dovuto al fatto che la donazione degli organi può avvenire solo in un contesto di un sistema sanitario molto efficiente, molto ben organizzato e questo non è presente dovunque ancora in Sicilia. Ci sono strutture che fanno un'intensa attività di prelievo di organi, altre strutture che lo fanno di meno. Stiamo lavorando per ottenere un migliore risultato. Quanto è importante la sensibilizzazione riguardo questo tema? La nostra legge prevede che i familiari, ciascuno di noi possa esprimere la propria opinione in merito alla donazione degli organi, la propria volontà e che i familiari al momento in cui questa situazione si dovesse verificare possono opporsi alla donazione. Allora è molto importante che la popolazione generale abbia concetti chiari in merito alla donazione degli organi, che non li abbia confusi ed è molto importante che tutti sappiano che quella della donazione degli organi è un'opportunità di sconfiggere la morte e fare trionfare la vita. E oggi si commemora Giusy, un convegno molto importante, si sensibilizza alla donazione degli organi. Ma è importante intanto al di là di ricordare Giusy che è sempre bello, è importante rilanciare questa grande tematica perché è una vita che se ne va, una vita che continua. E io devo ringraziare le scuole qua alle mie spalle, l'amministrazione, il sindaco in particolare che si sono spese tutte, sono 2 mesi che lavoriamo tutte in sinergia per organizzare questo bel momento. Dicevo prima ricordo Giusy perché sono 10 anni, però è importante che la tematica della donazione e il tema di stamattina che è il memoriale insieme per la vita venga rilanciato e venga amplificato perché nel dolore la vita continua e questo è il messaggio più bello che io a nome della famiglia posso lanciare.